Mia nonna direbbe: spero proprio che ti pigli un trasto casting. Alessia, perché monti a cavallo? Montare a cavallo per me è stata una sfida. Innanzitutto contro mia madre, perché è la cosa che più di tutti mi ha proibito di fare. Quindi io da piccolina mi sono impuntata a tutti i costi, volevo iniziare a fare lezioni di equitazione. E da quelle lezioni di equitazione man mano la cosa è cresciuta, andando avanti e diventando ciò che è oggi. I cavalli cosa sono per te? I cavalli sono uno stile di vita, qualcosa che mi dà un trampolino, non un trampolino, un punto di vista differente dal resto del mondo. Nel senso, mi hanno insegnato a vedere la vita in un modo differente, vivendola sotto un punto di vista totalmente di passione, di amore e di rispetto verso gli altri. Quindi adesso sto studiando per diventare istruttrice di secondo livello, ho già il primo livello, e spero di andare avanti su questa strada. Un tuo pregio in sella? Lascio ai cavalli modo di esprimersi, credo di trasmettergli molta serenità. E un tuo difetto? Un mio difetto? A volte non ci credo abbastanza nelle cose che faccio. Vorrei essere più decisa. Una frase in dialetto pugliese? Una frase in dialetto pugliese. Vi direi una frase nel mio dialetto, cioè quello oritano. Mia nonna direbbe: spero proprio che ti pigli un trasto casting. Ok, ti faccio una domanda che Daniela non ha fatto. Cosa significa per te lavorare in squadra? Per me lavorare in squadra è una bella sfida, perché sono una persona che tende a stare molto sulle sue. Non cercando tanto il contatto esterno, quindi sarebbe una sfida in più per me lavorare in squadra, un mettersi alla prova. No, che no. Ok, meno 10. Ti diamo il via, noi facciamo da capo. Sì, meno 5. Vai. Sono Alessia Calò, ho 24 anni e vengo dalla Puglia. Ho il primo grado e per me Life Campus Life Experience sarebbe un'ottima opportunità di mettermi alla prova, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista agonistico. Non vedo l'ora di cominciare magari e di prendere questa opportunità come una grandissima crescita personale. Non sapevo più che dire.